Sperando che venga. Allora, cominciamo, 9:40, benvenuti tutti. Grazie al solito per... Sento un disturbo. Grazie per essere venuti. Questa sera vedremo nel corso di Blender 2.8, diciamo più che altro due interventi che noi chiamiamo di laboratorio, che, in cui Emanuele e Eva faranno vedere alcune delle cose che alcune fanno parte proprio del corso che abbiamo fatto fino adesso, cioè Eva farà vedere il tavolino, come si texturizza, credo anche il tavolino forse trasparente, ma non mi ricordo bene. E sì, con un vetro. con un vetro, che era una cosa che aveva attirato un po' di attenzione su Facebook, e mentre Emanuele invece, che comincerà fra poco, farà vedere invece dei meccanismi di sculpting. E io sto facendo vedere adesso una cosa che a me incuriosiva molto, che è la possibilità di scolpire direttamente su un cubo, ad esempio, per fare dei geroglifici o delle cose. Adesso queste sono in rilievo, ma si possono anche scavare. Ma Emanuele sicuramente ve lo farà vedere alcuni esempi più tardi con Blender 2.8. Questo perché alcuni avevano chiesto come usare lo strumento dello sculpting. Tenete conto che lo strumento dello sculpting, se usato bene e da persone che hanno una forte sensibilità artistica, cioè lo sanno fare nella realtà in pratica, può riuscire a produrre, diciamo, degli effetti sorprendenti. Per i pasticcioni come me, ad esempio, si possono ottenere un po' di pastrocchi, no? Che però possono anche avere i loro effetti. Una cosa che magari, se vi interessa, potrei poi anche fare un video, è come riuscire a fare, sempre con lo strumento sculpting, delle cose tipo dei geroglifici, eccetera. Ma comunque, diciamo che adesso poi lascio la parola, però volevo soltanto dirvi, quindi noi andremo avanti con un pochino di modellazione, poi la prossima settimana faremo un pochino di approfondimento sul texturing, magari con qualcosa sui nodi, e poi ricordate che comunque l'oggetto del corso che è più interessante è quello di fare delle animazioni, però stiamo cercando di andare un pochino lenti, in modo tale da riprendere anche chi magari non conosce benissimo queste cose qua. Allora, ricordo quindi stasera, adesso parte Emanuele, farà un 30-40 minuti, non so, adesso vediamo, e poi un 30-40 minuti anche Eva per fare il suo esempio. Quindi lascio, dunque io come devo fare? Devo togliere lo sharing, giusto? Sì. E come faccio a toglierlo? Già, vediamo un po'. Devi fare il pulsante rosso con lo stop sharing. Stop sharing, ok, faccio stop sharing e ti lascio la parola. Perfetto. Vai. Adesso inizio io a sharare lo schermo e siamo a posto. Allora, buonasera a tutti, io sono Emanuele e adesso iniziamo con la lezione dello sculpting. Questo è il nostro solito ambiente base di Blender e quindi la prima cosa da tenere a mente nello sculpting è che praticamente noi andiamo a modellare gli oggetti, quindi senza tener conto dei punti come in Edit Mode, dove potete dividere le facce, modificare i punti uno a uno, come sto facendo adesso nello spazio. Ma lo sculpting è uno strumento che permette di mettere insieme tutti questi elementi in una volta sola. Quindi, per operare in modo buono, occorre avere tanti punti di partenza. Perché se adesso io andassi nello sculpting e iniziassi a lavorare su questo cubo, in queste condizioni, vedete che adesso sto premendo ma non succede niente. Questo perché non ci sono abbastanza punti per fare niente in pratica. Ora, tornando al nostro oggetto, adesso conviene ricominciare da capo e creare ad esempio una sfera che ha già più punti di quella di prima. Ora, adesso andremo ad aumentare il numero di punti sulla superficie, così da avere una buona base di partenza. Adesso questa sembra una palla da golf. E quindi possiamo iniziare a introdurre i vari strumenti dello sculpting. Allora, lo strumento principale è il draw, che permette di dipingere. Praticamente, se vedete, adesso stiamo andando a dipingere sulla superficie di questa palla modificando i punti. Questo è lo strumento base che può
se usato bene, riassumere tutti gli strumenti che ci sono qua a fianco, solo che gli altri sono molto più specifici e ognuno ha la sua funzione. Questo qui è quello generale che permette di agire e se usato bene può sostituirli tutti in modo un po' più complicato. Ora, le caratteristiche di questo primo strumento, che sono anche simili a tutti gli altri, sono appunto il raggio d'azione, le vediamo qui a destra. Sono il raggio di azione, che praticamente sarebbe il cerchio rosso sullo schermo, ovvero la zona in cui noi andiamo a modificare i punti. Poi la forza, che è l'intensità delle modifiche che andiamo ad applicare. Se vedete, con pochi movimenti modifica più di prima la posizione, anche se conviene lasciarlo sempre a metà per essere equi. Poi la direzione, che quando è su add tira i punti verso l'esterno, quindi è come se aggiungesse della superficie, mentre il subtract li manda verso l'interno, quindi è come se andasse ad annullare la superficie. Questi possono essere interscambiati durante le nostre operazioni premendo il tasto Ctrl. Adesso io, come vedete, ho Add, ma sto premendo Ctrl di sottofondo e quindi è come se stesse sottraendo. Queste sono le impostazioni principali. Ora, quindi noi adesso abbiamo una struttura abbastanza semplice e questo numero di punti sono molto pochi per fare uno sculpting efficiente. Quindi conviene sempre lavorare con molti più punti. Però per iniziare a fare le forme, già una struttura così semplice va bene. Quindi l'idea principale dello sculpting è di iniziare da una struttura semplice con relativamente pochi punti e iniziare ad impostare la figura che si vuole creare. E poi man mano si scende sempre più nel dettaglio, aumentando l'intensità delle modifiche che si fa e la precisione. In particolare nello sculpting è anche molto importante lo zoom con cui andiamo a lavorare sull'oggetto. Infatti, più siamo lontani, come vedete, più il nostro raggio, che rimane relativo rispetto alla posizione in cui ci troviamo noi, andrà a influire su tutto l'oggetto. Se noi andiamo nel dettaglio, influirà sempre su meno punti. Se invece ci allontaniamo, modificherà tutta la mesh in una volta sola. Ok. Allora, questa qui è la fase principale. Ora, una cosa molto utile per aggiungere i punti quando noi vogliamo lavorare più nel dettaglio è lo strumento Subdivide. Quindi può essere fatto in due modi. O si va in Edit Mode e con tutto l'oggetto selezionato si fa il tasto destro e c'è qui l'opzione Subdivide che permette di aggiungere tagli. Come vedete, qui abbiamo tantissimi tagli nella nostra struttura, ma adesso è meglio limitarsi perché non vogliamo fare niente di troppo elaborato. E comunque, una volta confermato questo, si possono aumentare il numero di tagli e tornare allora a lavorare. Anche se qui non ha salvato per qualche motivo. Se no, l'altra opzione è andare nella sezione modificatori qua, questa specie di chiave inglese, e fare Add Modifier. Qui si usa il Subdivision Surface, che è lo stesso effetto, e da qui permette di controllare il numero di tagli, che non so se si vede, ma adesso dovrebbe aumentare, magari mettendo questa modalità si nota di più. Vedete che il numero di tagli si aumenta considerevolmente. Comunque, adesso non stiamo a confermarlo perché non è utile. E torniamo al nostro sculpting. Quindi, noi possiamo aggiungere e creare oggetti, ma uno strumento molto importante per lo sculpting, che è stato relativamente nuovo in Blender, che è Aspetta, ti stato. sta chiedendo di ripetere l'ultimo passaggio, Lorena. Ok, sì, non vedo la chat perché non ce l'ho aperta, comunque scusate. Allora, il secondo metodo che mi avete chiesto consiste nell'andare, una volta selezionato l'oggetto, consiste nell'andare qua a destra, dove vedete dove ho il mouse. Nella sezione modificatori, che sarebbe modifiers, dove sono adesso. Qui noi possiamo andare ad implementare una serie non piccola di trasformazioni che possono influire sulla natura del nostro oggetto. Quella che interessa a noi in questo caso è il subdivision surface, quindi generate subdivision surface, che
che permette di aggiungere punti alla nostra superficie. E poi, sì, ok, poi qua ho detto che da view si può vedere il numero di tagli che si vuole aumentare, render anche modifica un attimo la qualità delle strutture, ma non si vede poi, si vede poi una volta che l'oggetto viene renderizzato, quindi in altre modalità di visualizzazione. E questo appunto serve ad aumentare il numero di punti su cui andiamo a lavorare. Ok. Ok, sì. Aspetta, il peso dell'oggetto sarebbe il numero che compare in fondo dove c'è vertice e facce, in basso a destra. Quindi, sì. Non so se lo vedi. Adesso devo tornare indietro, aspetta. No, no, vabbè, è quello lì, se io ho insegnato nei miei corsi low poly, non dovrebbe mai essere superiore a 10-20.000 di solito. Per fare... Quindi se cominciate ad arrivare a 1.000.000, allora diventa un po' drammatico. E sì, con lo sculpting si tende ad andare molto su. Sì, lo sculpting servono appunto molti punti, quindi si arriva ad un peso abbastanza elevato. Comunque, lo strumento più importante che stavo dicendo prima è la Dynamic Topology. Praticamente questo strumento che si può attivare da qua sopra, in, dove sono adesso, oppure da qui nella, nello strumento, fa parte degli strumenti appunto del tool che stiamo usando, permette di creare nuova topologia, quindi nuovi punti, man mano che stiamo lavorando sul nostro oggetto. In pratica, se io adesso vado qua a creare, a modificare il nostro oggetto, vedete che sta creando nuovi punti. Il livello di dettaglio con cui i punti vengono creati dipende sia dalla distanza a cui stiamo lavorando. Come vedete, se ci troviamo lontani dall'oggetto, il peso di questi punti viene man mano scalato. Invece più ci avviciniamo, più lavorerà nel dettaglio. Come vedete. Questa impostazione può anche essere modificata qui in questa menu a tendina della Dynamic Topology, dove si può modificare la dimensione del dettaglio. In particolare qui un singolo tratto corrisponde a 12 pixel sul nostro schermo, quindi se io andassi a cliccare qua, creerebbe della nuova topologia ogni 12 pixel. Se noi andiamo a ridurre questo spazio, magari a 3 pixel, vedete che alla stessa distanza crea un numero di punti infinitamente superiore rispetto a questo. Ora, la misura standard impostata da Blender è 12, perché è una misura intermedia che permette di aggiungere nuovi punti man mano che si lavora. E comunque, questo è uno strumento molto utile che è stato aggiunto recentemente e appunto serve ad aiutare molto il lavoro, perché non bisogna creare più i punti a mano, ma possono essere aggiunti man mano che si lavora. Adesso, non so se avete notato, ma sul nostro oggetto, quando io premo su questo, vado a lavorare su un lato, l'immagine si riflette anche dall'altro. Questo è possibile grazie all'impostazione che si trova sotto Sculpt, quindi qua in alto in Sculpt Mode, andate sotto Sculpt, e c'è la simmetria rispetto ai vari assi. Se noi attiviamo la simmetria rispetto all'asse X, che è attivata di default, verrà un'immagine simmetrica rispetto all'asse X, appunto. Quindi tutti i punti di riferimento che noi andremo a prendere da un lato rispetto all'asse si riporteranno dall'altro lato allo stesso modo. Quindi questo è importante da controllare se vogliamo creare degli oggetti che hanno una simmetria diversa da un lato e dall'altro. Se invece devono essere oggetti simmetrici, questo può essere molto utile. E a seconda di quello che noi vogliamo fare, possiamo andarlo a modificare sull'asse Z, sull'asse Y o sull'asse X, tutti in contemporanea. Poi ci sono anche i lock che servono a bloccare magari delle modifiche, ma è già cosa più complicata, è meglio non introdurla ancora. E comunque, queste qui sono le basi dello sculpting, che adesso sono ancora molto astratte, perché senza una dote artistica innata è abbastanza difficile creare qualcosa di utile. Tipo, io adesso sono riuscito a fare questo blob che non ha molto senso di esistere. Sì, però anche perché non è capace, insomma, può generare
delle cose tipo rocce, insomma, che sono caotiche per natura, quindi cioè, anche i bambini meno dotati possono divertirsi lo stesso a creare o degli sgorbi, ma ancora meglio delle rocce, comunque delle cosine, insomma, che poi possono andare a decorare altre scene, insomma, secondo me può essere interessantissimo. Cosa ne dite? Sì, comunque lo sculpting offre anche diversi strumenti che nella nuova versione si possono riconoscere come dai colori, appunto. Come potete vedere, quelli nel blu servono ad aggiungere, cioè a modificare il volume della struttura. Quindi, ad esempio, il draw serve ad aumentare l'immagine. Ognuno di loro ha effetti particolari che si vedono più o meno a seconda della struttura su cui stiamo lavorando. In particolare, blob e inflate servono a gonfiare le nostre forme, anche se non sto lavorando con molta forza, quindi hanno poco effetto. Però servono generalmente a questo. Mentre invece quelli rossi servono a riempire e, diciamo, ad alleggerire il peso dell'immagine. In particolare, smooth e flatten servono a rendere più lisce le superfici. Smooth è come il shade smooth che tende a riportare tutto allo stesso livello, quindi se magari avete una cosa particolarmente in rilievo e volete riportarla al livello del resto, continuate a passare questo tool sulla zona interessata e ve la appiattirà praticamente. Molto simile anche all'effetto di flatten, che è questo qui, che serve praticamente a rendere piatta la zona. E quindi l'effetto è molto simile. Lo smooth, diciamo, è una versione meno drastica, permette di fare aggiustamenti più moderati, anche basandosi sulla strength e sul radius che vogliamo utilizzare. Ora, come vedete, il radius si può modificare da qui o qua in alto. E, appunto, modifica il cerchio in cui andiamo a lavorare. Quindi, se noi vogliamo lavorare su una zona molto ampia, possiamo mettere il radius a 500, che è enorme, copre quasi tutto lo schermo, e rimarrà della stessa dimensione anche se ci allontaniamo o ci avviciniamo dal nostro oggetto. Oppure possiamo metterlo molto piccolo e anche qui andremo a lavorare su una zona molto limitata. Questo è particolarmente utile quando noi vogliamo creare dei dettagli. Quindi, avere una zona piccola permette di lavorare con grande precisione, mentre avere una zona più grande permette di modificare le forme in maniera più generale, però senza andare troppo nello specifico. Quindi, noi adesso, per esempio, vado a creare un nuovo oggetto, quindi un cubo, ad esempio. Michela Rizzo ha alzato la mano, forse vuole fare una domanda? Sì. Okay, se la vuole fare, scrivi pure in chat, la leggiamo. Ok. Vabbè, se c'è la domanda, se no, come dimmi voi. Comunque, è tutto chiaro fino adesso o c'è qualche passaggio che è meglio ripetere? O non so, ditemi voi. Vabbè, allora, comunque, per farvi vedere un attimo gli effetti della Dynamic Topology, volevo usare questo cubo che appunto non ha vertici di suo, e adesso che la Dynamic Topology è spenta, noi andiamo ad utilizzare i nostri strumenti, ma non fanno assolutamente nulla. Invece, se noi andiamo ad attivare la Dynamic Topology, come ha fatto Sal nel progetto di prima, possiamo disegnare, appunto, andiamo ad aumentare un po' il radius, possiamo riprodurre il geroglifico che è stato fatto prima. Ok, questa è più o meno la stessa forma di prima, anche se è un po', cioè, approssimativa, perché sono andato più nel dettaglio, E ma puoi anche comunque, scavarla volendo, sì, anziché. volendo sì. Volendo anche rifinire i bordi, possiamo andare qua e lavorare più nel dettaglio e fare degli effetti intorno alla nostra struttura.
è premuto control, ripetiamo che magari prima non avevo sentito. In pratica control permette di invertire l'effetto del nostro tool, quindi del nostro strumento. Se il nostro strumento normalmente va a scavare... Chiedono di ripetere la Dino Topology. Ecco. Perfetto. Allora, la topologia è dinosauri. Sì, esatto. La DIN topo praticamente vorrebbe dire Dynamic Topology ed è lo strumento nuovo di Blender che permette di aggiungere punti man mano che si lavora. Quindi, visto che noi abbiamo questo cubo senza punti, senza la Dynamic Topology accesa, quando andiamo a lavorare modifica ben poco i pochi punti che già ci sono. Qui ce n'erano un po' di più perché ho usato il cubo con subdivide, quindi aveva queste suddivisioni in più. Se invece noi andiamo ad attivare la Dynamic Topology, possiamo lavorare aggiungendo nuovi punti di riferimento, quindi creando nuovi dettagli man mano che andiamo ad interagire con il nostro oggetto. E questo strumento è molto utile perché permette di creare nuovi punti senza doverli aggiungere manualmente. Essenzialmente questo è abbastanza facile. Della Dynamic Topology si può anche modificare il dettaglio, quindi la dimensione dei nuovi punti, tra cui i nuovi punti vengono creati. E questo si modifica da questo menu a tendina dove sono adesso. Quindi quando voi selezionate il vostro strumento, si troverà qui negli Active Tool and Workspace Setting della modalità, che si trova in questa menu a tendina, è praticamente il primo. E qui si può vedere appunto il menu a tendina Dynamic Topology che sto aprendo e chiudendo adesso, dove si può appunto modificare il dettaglio dei nostri punti. Questi qui sono altri modi per creare punti. Volevo solo dire che il default era 14, quindi era un pochino meno definito 12, di come l'ha fatto 12. E lui invece lavorava 4, quindi se volete avere più o meno l'effetto che aveva Emanuele dovete ridurre quel valore lì a 4 o a 6. Se noi lo rimettiamo a 12 come era in partenza si vede un effetto molto più low poly, diciamo, quindi è più utile se si vogliono creare oggetti low poly. Se invece volete fare sculture di alta definizione è consigliabile ridurre il livello di dettaglio, che però aumenta il numero di punti. Infatti adesso siamo già a 25.000, quindi siamo già quasi fuori dal minimo sindacale. E vabbè, già solo avendo creato questi tre cerchi avremmo aggiunto più o meno qualche decina di migliaia di punti, quindi... Comunque, un altro strumento della Dynamic Topology che può essere utile è attivare l'opzione smooth shading, che praticamente è l'effetto che si ottiene dall'opzione smooth shading, che non so se Salazar ha già introdotto nella scorsa lezione o no, ma comunque permette di creare un effetto più liscio, ma anche man mano che si creano i punti. E questo è in automatico. Dà un effetto meno definito, ma è anche abbastanza utile. In particolare si nota di più quando si lavora con una forza più, diciamo, pesante. Come potete vedere, l'effetto liscio che c'è adesso, se noi disattiviamo lo smooth shading, lascia in risalto tutti gli spigoli. Quindi è in pratica uno strumento che riduce gli spigoli man mano che si creano i punti che generano gli spigoli. No, addio low poly no. Basta che tenete questo livello di dettaglio abbastanza alto, quindi intorno ai 10-15, tra i 10-20, diciamo, e si può lavorare con oggetti come questa faccia, quindi è un po' più facile da gestire in low poly. Anche se poi l'uso di tutti i vari strumenti che ci sono è poi a voi da sperimentare, provare a seconda delle vostre esigenze. Prima mi pare di non aver parlato dell'ultima categoria dei punti, che è quella gialla, che permette di afferrare e spostare la topologia già esistente. Quindi questo non va ad aggiungere nuovi punti, ma permette di spostare quelli già esistenti. Come vedete, io adesso qua sto prendendo una zona che, essendo low poly, modifica pochi punti e quindi questo è l'effetto praticamente dello spostare i punti in edit mode. Quando voi afferrate un punto in edit mode, premendo G, potete spostarlo nel piano a vostro piacimento.
questi strumenti della fascia gialla hanno più o meno gli stessi effetti. Come potete vedere, e poi se aumentiamo un po' il raggio anche aiuta e si può vedere gli effetti su zone anche più ampie, quindi è abbastanza utile anche per modificare gli oggetti se non avete voglia di fare lavori troppo precisi e volete andare un po' a mano, diciamo, come gli artisti. Ok, detto questo, queste sono più o Scusa, meno. se li hai visti, non è che. E gli ultimi quattro invece non sono né gialli, né rossi, né blu, li hai visti cosa sono? Ah, sono complicati, no? Forse è meglio Sono lasciare perdere. abbastanza complicati Quindi ne lasciamo pure e perdere. abbastanza inutili. No, utili per chi li sa usare. Cioè, il Simplify è utile perché diciamo che elimina la topologia in eccesso. Avete presente quando avete magari un oggetto che ha una faccia in cui ci sono tante suddivisioni inutili perché è una faccia piana? Questo strumento permette di eliminare tutte le linee inutili. Quindi, se noi abbiamo una faccia divisa magari in 4 o in 5, utilizzando questa va ad eliminare e a ridurre tutti i punti intermedi, quindi più lo usiamo, più i punti intermedi tra le due estremità della zona in cui lavoriamo andranno ad eliminarsi, come ad esempio in questo caso. Che ti sentono più basso. E il microfono, scusatemi, non so se posso modificarlo, ma cioè, No, ma adesso forse è migliorato. non lo so. Comunque direi che più o meno hai fatto vedere, insomma, questa cosa qua dello sculpting. Sì, questa è la soluzione più o meno basica, adesso bisogna provare e sperimentare a mano libera perché le applicazioni sono infinite e quindi Sì. Diciamo che c'è gente che programma, cioè che fa che usa Blender soltanto con lo sculpting, nel senso che modella e fa delle, non so, tipo animali, fa montagne, fa alberi, eccetera, soltanto usando lo sculpting. Lì mi sentite gli altri? O Sì, ti sentono, ti sentono. allora mi sentono tutti. Dicevo, Blender come al solito si presta a molti stili di modellazione e questo è uno di quelli. Ora, io di solito non l'ho mai fatto vedere molto lo sculpting perché secondo me, almeno per me, lo sculpting è complicato da usarsi. Cioè, a me vengono fuori delle cose abbastanza orride, però è possibile che alcuni di voi invece si trovino perfettamente a loro agio o che qualche ragazza, qualche bambina, insomma qualcuno che gli ha fatto vedere, insomma, riesca invece a produrre delle cose molto interessanti. Tenete conto, l'unico problema dello sculpting è che genera molti vertici. Il dintopo che vi ha spiegato oggi, il dintopo che vi sta facendo vedere... che vi ha fatto vedere Emanuele è una specie di cosa a mezzo, nel senso che permette di fare delle cose sculpted cercando di limitare Stavo andando a caso su, non guardate. va bene, cancello. Va bene. Guardiamo qua che è più Allora, bello. ringraziamo, e tra l'altro, ecco, una cosa interessante, al di là poi della cosa vietate minori, eccetera, però la cosa interessante è che lo sculpting permette di modellare delle cose organiche, cioè è l'ideale per modellare animali o insomma sassi, erba, insomma, sono tutte cose, diciamo, carnose, che mentre, è il contrario praticamente ed è il contrario della modellazione, diciamo, geometrica. Quindi alcune persone, ad esempio, si trovano molto più a loro agio con la modellazione organica. Ecco, questo, organico vuol dire proprio questo, che sono tutte curve, morbide, eccetera, con tanti vertici tipicamente, e però sono le cose che riescono meno con il low poly. Spero che questa cosa qua non abbia, diciamo, messo in crisi le persone che stanno iniziando con Blender. Se per caso
vi sembra troppo complicato, continuate pure con la modellazione standard normale. Però visto che Emanuele aveva trovato questo modo di esprimersi ed era così entusiasta. Assolutamente, sì. Era così entusiasta di mostrarlo, ho fatto che farvelo vedere. Spero che apprezziate. Anzi, se vi piace il modo in cui l'ha spiegato, potete fargli un piccolo applausino. Va bene. Allora, adesso Emanuele, quindi... grazie. No, adesso però togli la condivisione, se no non sappiamo dove finisci. Che è pericoloso lasciarsi andare. Direi che do la parola a Eva, che vi fa vedere invece le cose un pochino più classiche, e sono un po' più sui crismi che stiamo cercando di insegnarvi. Niente, Eva, se vuoi. Sì, ecco. Io farò vedere delle cose molto molto più semplici, cercando tra l'altro di usare questi strumenti del nuovo Blender, che conosco ancora molto relativamente. Per cui spesso mi viene naturale utilizzare le scorciatoie da tastiera come nel Blender della vecchia versione. Allora, vorrei prima di tutto mettere lo shortcut, così vi faccio vedere anche quali tasti premo, e lo vado a cercare perché non lo trovo mai. Cioè, io avevo inserito la DOM, però non so perché, quindi cerco il shortcut. Ma sai, forse vedi che c'è una freccina in basso, vabbè, comunque c'è poi un modo, magari te la faccio vedere per farlo uscire. Comunque tu vai. No, te lo spiego poi dopo. Vediamo un po', adesso sì, si vede, vedete che io vado avanti e indietro con la rotellina del mouse il cubo, e qui compare wheel up mouse, wheel down mouse. Ok, allora quello che volevo fare è il famoso tavolino, però ho visto che molti chiedevano come fare un ripiano di vetro, per esempio. Il tavolino io lo faccio in modo un pochino diverso da quello che aveva realizzato Sal, utilizzando le estrusioni. Le estrusioni non sono qualcosa di eccezionalmente complicato, per cui penso che anche per chi inizia adesso si possa spiegare facilmente e anche realizzare facilmente. Io parto proprio dal cubo così com'è, come aveva fatto Sal, e lo posiziono dall'alto, oppure lo posiziono lateralmente, forse. Naturalmente col cubo non è che si veda moltissimo, e vado a ridurlo scegliendo Scale. Ecco, con Scale io posso ridurlo sull'asse Z, per esempio. Metodo tradizionale è SZ, che consente di ridurlo. Naturalmente si possono usare anche i nuovi strumenti, e credo che basti... ecco. Cliccare su questo quadratino, non so se lo vedete bene, spero di sì, su questo quadratino azzurro per ridurre l'oggetto sull'asse Z. Con N, però, premendo la barra laterale, vado a vedere anche la dimensione precisa, perché il tavolino abbia un minimo di grazia. Quindi, non so, io l'ho provato a dargli 0,2, ma viene un po' troppo spesso. Facciamo 0,15. Ecco, questo è il piano del nostro tavolo. Adesso lo posiziono su X, no, su Y, anzi lo posiziono su Z. Così vi mostro come creare delle facce in più
che poi ci serviranno per le estrusioni su questo cubo ridotto. E quindi devo andare in Move, poi in Edit Mode. In Edit Mode posso andare col tasto Tab. Vedete che mi seleziona tutto. Per togliere la selezione basta cliccare fuori e col tasto riselezionando sempre con il tasto con A. Ecco, alcuni dei comandi sono rimasti come prima. Come vedete anch'io faccio ancora un po' fatica perché io utilizzavo la vecchia versione, quindi mi devo un po' abituare alla nuova, soprattutto a usare il tasto sinistro del mouse. Comunque con Ctrl-R io posso suddividere la superficie, anzi tutta la figura, in varie parti. Cliccando con il tasto sinistro sempre, posiziono magari questo edge loop a due quadratini di distanza, così possiamo farlo in modo abbastanza preciso. Cliccando due volte fuori dalla figura non si muove più, vedete che è stabile. Ne aggiungo un altro, quindi sempre Ctrl-R, lo sposto e lo posiziono sempre a due quadratini di distanza. È molto utile avere questa griglia, come vedete, perché consente di creare delle figure abbastanza precise, cioè di vedere di preciso dove si vanno a posizionare anche le nostre suddivisioni. Lo stesso faccio in alto. Ecco, vedete che cambiando la posizione del mouse, il taglio avviene in orizzontale e non in verticale. Quindi clicco, lo sposto, sempre di due. Cioè l'idea è quella poi di creare le zampe, le gambe del tavolo. Altro Ctrl-R. Clicco. Ecco fatto. In questo modo noi abbiamo praticamente, ho praticamente suddiviso il piano del tavolo in diverse parti che possono servirci poi per creare prima di tutto le gambe del tavolo e poi anche per avere una parte centrale, vedete qui, che ci servirà poi per creare invece il piano di vetro, dandogli naturalmente un altro materiale quando si farà la testurizzazione. Adesso vedo di posizionarlo su... Beh, innanzitutto lo posiziono su X, vabbè, prima di tutto però direi di ruotarlo. Cliccando su questo su questo bollino verde, io lo rovescio, però l'ho rovesciato su Z, no, qua. Lo volevo rovesciare su Z, ecco, dovrebbe essere rovesciato in questo modo su Z, cliccando con il tasto sinistro, seleziono, no, sono su punti però, quindi devo andare su facce, vedete qui ci sono... c'è la possibilità di selezionare punti, di selezionare spigoli e facce. Seleziono le facce e con lo Shift le seleziono tutte e quattro. Poi lo giro un attimo perché volevo vedere, ecco qua. Quindi a questo punto cliccando, beh, lo riporto su Z. Ecco. Cliccando qui dovrei riuscire a rovesciarlo. Sì, perfetto. Adesso con E, credo con E che basti E.
estrudo le quattro gambe del tavolo. E facciamo di questa lunghezza più o meno, poi potete vedere anche voi la lunghezza desiderata. In questo modo, vedete, in modo molto semplice, il tavolo abbiamo creato anche le gambe senza dover aggiungere altre figure, altri solidi, e quindi il tavolo risulta anche, credo, più Lopoli. Io ho un po' la fissa del Lopoli perché per importare poi in OpenSim o Second Life, che è la cosa che a me interessa di più, sinceramente, più le figure sono semplici, hanno meno vertici, più è facile e veloce l'importazione. C'è qualcuno che ha delle domande? Perché io non ho attivato la chat. Adesso scusate, l'attivo. Chat. Non vedo però. Vediamo un po'. No. No, comunque ti hanno scritto Giovanna, diceva simpatica questa tipologia di costruzione, tutto perfetto al momento. Grazie Giovanna, è sempre carina. Allora, niente, a questo punto però noi vogliamo che il vetro del tavolo sia un pochino più abbassato rispetto al piano del tavolo, in modo che si evidenzi che è un vetro. E quindi, cliccando sempre con il tasto sinistro, vediamo di prendere l'interno del, cioè praticamente l'interno del tavolo, e sempre con E estrudiamo verso il basso, lievemente. Senti, ecco. C'è Lorena che ha fatto una domanda complessina. Sì. Che dice, come faccio col coltello a tracciare una linea dritta? A tracciare una linea, ma perché vuole tracciare una linea dritta con il coltello? Forse perché vuole tagliare, forse perché vuole tagliare invece che fare il control R che hai fatto tu. Però mi sembra che il control R sia me. Cioè, sinceramente adesso non so neanche dove trovarlo il coltello. No, c'è il coltello, uno di quelli è un coltello, quello a sinistra. Comunque puoi usare il K, mi sembra, che fa il coltello. Comunque questo è il coltello, magari la lasciamo in un'altra lezione, effettivamente. No, però possiamo provare. Allora, proviamo con K. Sì. Ecco, con K io attivo il cut. Coltello? Sì. E poi vedo che... Che poi direi che forse ti confoti... che mi compri con la vita, quindi... Ctrl Z. Ctrl Z. E sì, tra l'altro... Ecco. No, vediamo un po'. No, si può fare però, perché io l'ho fatto anche varie volte. Quindi mi posiziono, diciamo... X, ecco, in modo che la figura sia perfettamente ortogonale. Riproviamo col K, va. Allora K, posso posizionarmi qui. Credo che premendo un control alt, mi sembra, c'è un sistema per farlo, non mi viene bene. Control, vediamo se col control... Oh, sì, c'ho delle cose abbastanza... Beh, in questo caso è abbastanza semplice, nel senso che basta tirare la riga e seguire grosso modo la griglia. Sì, però lei forse voleva una cosa più sistematica. Te la dico poi dopo, vediamo in un secondo momento, Lorena. Perché sinceramente in questo momento non so, già per me appunto risulta piuttosto difficile ritrovare tutti i comandi, quindi figura. No, comunque sì, deve esistere un modo per... non me lo ricordo francamente. Comunque io consiglio vivamente, se dovete fare un lavoro di questo tipo, di utilizzare il controllo molto più semplice. Lo stesso facciamo qui sotto, che estrudiamo in modo da ottenere questo vetro. Poi lo potete fare di più o meno spesso. Lo vediamo facilmente andando, ecco, vedete che
Vedendolo in trasparenza si capisce che questo è un vetro, cioè che è stato ridotto, però mi sa che l'ho ridotto, ecco, un po' troppo. Comunque lo potete fare come preferite. Ecco, qui ci sono appunto vari modi di visualizzare gli oggetti. Per riportarlo al solido sono abbastanza intuitivi, comunque uso questo pallino. A questo punto in realtà il tavolo sarebbe fatto. Passiamo solo alla testurizzazione. Quindi vado in UV Editing. E vedete che mi ha già, siccome l'ho selezionato, mi ha già fatto una specie di UV. Quindi diamo innanzitutto un materiale a questo oggetto. Possiamo dare anche a tutto lo stesso materiale. Io seleziono con A il materiale, dunque qui credo, eccolo qui, material. E per ora io non uso assolutamente i nodi, è un modo di testurizzare semplice come quello che aveva spiegato Sal. Quindi dove c'è Base Color, clicco di fianco e scelgo Image Texture. In questo modo posso dargli una testurizzazione e devo aprire però l'immagine, che per me è sempre complicato perché non so mai dove le metto. Dunque dovrebbe essere in User, in Picture, e ci dovrebbe essere un corso Blender. Eccolo qua. Per vedere soprattutto le texture, le immagini in modo più chiaro, io passo, lasciate perdere tutto quello che c'è qui dentro. Avevo creato una cartella che si chiamava Tavolo 2.8, ecco. E questo è praticamente il piano di legno del tavolo. Quindi apro l'immagine e vedete che automaticamente mi ha creato un UV map proprio sul piano del tavolo, sull'immagine che avevo scelto. Però io la selezionerei tutta con A e con S, qui siamo in una dimensione 2D. Ingrandirei un po' in modo che la texture sembri un po' più realistica. Ecco, per vedere la texture dovrei andare in rendering, suppongo. È rimasto in fondo. Eccolo qua. Quindi vedete che il tavolo è testurizzato in modo abbastanza decente e anche veloce. Però ci resta da fare il piano di vetro. E quindi seleziono soltanto il piano del vetro e gli do un altro materiale, naturalmente. Quindi più per aggiungere un materiale, new perché è un nuovo materiale, e assigno, cioè credo che si dica assigno. O assignano, cioè gli assegno questo materiale. Anche qui devo dargli una texture. Io ho preparato, avevo creato con Photoshop una texture verde un pochino trasparente, e quindi la vado a inserire in Image Texture, la apro. Siamo sempre, dunque, vediamo un po'. Qui non so perché mi perdo sempre poi. Dovrei andare su, no, in user, picture, non so perché non mi mantiene una volta c'era la possibilità di ritrovarsi al punto di partenza, invece qui vedo che boh. Allora, dovrei avere il corso Blender. Eccolo qua, e il tavolo 2.8 dove ho questo vetro.
Open Image, vedete che mi ha importato questa texture che si vede che è trasparente dal fatto che ha questo genere di pixelatura. Adesso gli do, direi di metterlo però in posizione frontale, quindi su Y, no, su X, insomma in qualche modo ce la farò, eccolo qua, gli do U, posso fare la wrap e vabbè, viene così. Potrei anche fare un project from view. Il project from view è molto utile quando la figura è più complessa, in questo caso è un quadrato, quindi non vale neanche la pena. Quando però ci sono figure più complesse con project from view, ecco, vedete che per esempio qui l'ha ridotto, e quindi è possibile anche... Senti, ti dicono, allora, qui, Giovanna dice, se l'immagine non è trasparente non si vedrà. Se l'immagine non è trasparente, su Blender no, credo. Cioè bisogna poi renderla trasparente utilizzando i nodi. È sicuramente possibile, però mi sembra una cosa già più avanzata. Poi Rosalia ti chiedeva, la texture verde l'hai creata tu o l'hai scaricata dal web? L'ho creata io, cioè con Photoshop o anche con GIMP, credo che sia la stessa cosa. È molto semplice perché basta creare un'immagine, dargli un colore qualsiasi. E poi c'è nella barra laterale c'è un modo per renderla, come dire, cioè gli si può dare una percentuale di colore. Dando una percentuale di colore più bassa, ovviamente diventa semitrasparente. Sì. Magari poi si può fare degli appunti su come creare con GIMP. Dico GIMP perché è gratis, no? Se no, sì, Photoshop. Io uso Photoshop, però con GIMP penso che sia la stessa cosa. Ci sarà un modo anche molto semplice per dare a una texture semplicissima una percentuale di colore. In realtà si può fare anche con Blender sicuramente, però credo che si debbano usare i nodi e io non sono ancora molto esperta nell'utilizzo dei nodi. Magari dopo la lezione di Sal, in cui spiegherà meglio come si utilizzano, poi so che c'è anche un sistema che si chiama IV, ma anche quello ancora non l'ho visto. Sì. Lucia dice che le texture trasparenti vetro si trovano già in OpenSim senza neanche doversele fare. In OpenSim? Beh, da qualche parte qualcuno l'avrà fatto. No, sul web sì. No, in OpenSim, dice Lucia, e ti sto solo riportando quello che ha detto. No, ma sicuramente si possono anche trovare. Credo che si trovino anche sul web cercandole. Io sinceramente ne avevo trovate molto poche, però c'è una sim in Craft che si chiama Seal, scritto Seal, e lì si trovano tantissime texture, quindi qualcuna trasparente può darsi che ci sia anche. Io adesso non mi ricordo, ma credo proprio di sì. Allora, poi per vederlo, gli ho dato l'assegno, credo di sì. C'è un modo che avevo trovato l'altro giorno, spero di... Perché così ovviamente non si vede, cioè sembra... Dovresti andare in IV, vero e proprio, perché se tu non sei in IV, se vuoi vedere così in alto che hai visto prima. Ma è possibile farlo anche da qui, cioè gli do come blend mode l'alpha blend. Ah, ok, sì, l'hai fatto. E così si vede che è trasparente. Poi per esportarlo occorre, innanzitutto, selezionarlo tutto, mi sembra che sia già selezionato, però ovviamente in object mode, quindi
sempre col tab, io lo seleziono in object mode. Naturalmente qui sparisce la trasparenza, ma c'è, fidatevi. Poi vado in file e in external data gli do l'automatically pack into blend, in modo che teoricamente dovrebbe esportare tutti i metadati, quindi anche la trasparenza, cioè il testo trasparente. La volta scorsa poi quando l'ho importato non è riuscito, però a quel punto basta inserire la texture direttamente in OpenSim. Poi lo esporto, quindi export, incollata, ecco qua. Come operator preset gli darei selection only. Questi non ci servono perché sono per le, oggetti che hanno l'armatura, eccetera, eccetera. Texture only selected UV map. Il mio inglese non è eccezionale. Per il resto credo che non ci sia nient'altro da fare se non andare a dargli un nome. Allora, siccome già ho creato un sacco di tavoli, gli do tavolo prova corso. E lo esporto in collada. Però lo vorrei esportare però nel... Altrimenti poi non lo trovo più. Quindi in... Ancora. User, dov'è? Io ho un po' troppe cartelle, forse, quindi spesso mi confondo. Vabbè, facciamo una cosa, lo esporto in desktop. Così sono sicura di ritrovarlo. Siamo in desktop, sì. Ok. E lo esporto. Ecco fatto. Bene, a questo punto io direi che proviamo a importarlo qui e vediamo come viene. Allora, vado in costruisci, carica sul server model, la solita cosa. Vado in desktop, vedete che, ecco qui il file DAE, vedete che avevo già altri tavoli, poi magari lo sposto lì e lo apro. Qui vedete che ha importato il tavolo, un attimo solo, e con control vi faccio vedere, lo avvicino un po'. Questo è soltanto per visualizzarlo. Come load direi che siccome è molto, vedete che ha 156 vertici, è veramente poco pesante, gli do un livello di dettaglio indicato in precedenza in tutti i livelli e in carica opzioni do includi texture, vediamo se l'ha inclusa, così lo posso visualizzare. Sì, direi di sì, stavolta è riuscito. Quindi, calcolare pesi e tariffa dovrebbe caricarsi subito, perché figuriamoci. Avevo lasciato il nome Cube, poi posso cambiarlo, lo rinomino. Ed eccolo qui, vediamo un po' se deve... vediamo se mi è venuta. Ecco, perfetto, sì. Vedete che siamo riusciti a importare il tavolo sia con la texture del legno che con la texture del vetro. Forse dandogli una luce un po' più... si vede molto bene. Comunque voi forse lo vedete meglio di me. Vediamo un po' di dargli una luce. Ah, perché non siamo in mezzogiorno. Qui si stanno tutti complimentando dicendo che è bellissimo. Il tavolo, beh, non è che è una cosa veramente di una semplicità. Qui per lo rinomino anche perché così mi ricordo che cos'è, altrimenti Cube non dice niente.
tavolo prova corso. Naturalmente dovevo farlo in Blender, mi sono dimenticata. Ecco, devo dire che io sono sempre molto pasticciona in queste cose. Va bene, io per questo sarebbe tutto. Mi piacerebbe molto invece provare Eevee, perché credo che sia semplifichi un po' questo genere di operazioni. Però ancora non ci sono arrivata, sinceramente. Forse ne sa di più anche Annie. Ok, io avrei anche finito. Se avete delle domande, e se riesco a attivare la chat, dunque, la chat partecipanti, dov'è? Sì, sì. Comunque grazie mille, nel senso che credo che abbiamo visto tutti più come il tuo processo e quindi si... ti copieranno poi tutti il tavolo. Avete domande? Se avete domande potete... Giovanna vuole la texture trasparente, ma guarda che la puoi fare benissimo da te, è semplicissimo. Poi magari farò vedere una volta come farla in... Io però uso Photoshop. In GIMP dovrei vedere dove si trova lo stesso tipo di... c'è qualcuno che usa GIMP qui? No, ma è veramente semplice. È veramente semplice. Michelangelo può mostrarvelo. Se volete vi faccio vedere anche Photoshop, come faccio su Photoshop. Anche subito sì, si riesce con i livelli variando la trasparenza, cioè in realtà varia la percentuale di colore che c'è su un'immagine, per cui qualunque tipo di immagine, non so se avete visto il piccolo video che avevo fatto, lì avevo messo avevo rubato un'immagine, una foto che aveva fatto Michelangelo in cui c'era la sirena e c'erano due pirati, e le ho sovrapposte all'immagine di fondo che aveva l'isola, e per quello ho dovuto usare la trasparente. Sarebbe il canale alfa, dunque, non so, quello che ho caricato in Classroom con il marmo invece che il vetro. Il canale alfa, no, ma c'è proprio un modo più semplice che utilizzare il canale alfa. È proprio dare una percentuale di colore minore, per cui ovviamente... Comunque normalmente quella cosa lì si chiama alfa, in effetti, in altre... No, ma anche in Photoshop c'è cioè il canale alfa. Sì, però sì, ma quando viene... Cioè la trasparenza viene chiamata genericamente alfa, quindi cioè, probabilmente Photoshop, quando tu dici percentuale di colore, vuol dire che... miscela il colore con un alfa, con una sì, trasparenza. Probabile, sì, infatti diciamo che scolora, si può arrivare addirittura a togliere del tutto il colore e avere un'immagine totalmente Stanno trasparente. mettendo delle immagini di video dove spiegano, credo, come rendere trasparenti le immagini con GIMP. Ah, perfetto, perfetto. Vedo, grazie, Lux mi ha inviato la cartella, dopo vado a guardare. Sì, c'è da dire che su GIMP magari sono uscite un po' di versioni, quindi bisogna vedere quale versione è, perché nelle ultime versioni può darsi che anche lì sia cambiato qualcosa. Comunque direi che per stasera abbiamo già dato un bel po' di... Posso uscire dalla Sì, esce dalla condivisione. Tanto direi che è venuto bene, quindi... quindi direi che per adesso siamo a posto, quindi io aspetto caldamente come minimo il tavolino dai presenti e ecco, poi... per la palizzata è la stessa cosa, non c'è neanche bisogno di dare trasparenze, è una texture semplicissima. Poi ecco, forse si potrebbero mostrare vari metodi di testurizzazione, fate un po' delle prove, perché a parte l'UV che si ottiene con U, come avevo fatto vedere, ritorno un attimo su Blender. Ci sono vari modi di testurizzare. Ah, gli attestati di Godot dipende da quando Emanuele, non so se sei presente adesso, finisce di correggere i compiti.
Ah, volevo far vedere... Ah, Emanuele che corre giù i compiti. L'hai messo sotto. Allora, vedete che c'è la wrap normale, però ci sono anche vari modi di testurizzare differenti. Io vi direi di provarli, di fare delle prove per vedere quale viene, qual è più adatto al tipo di oggetto. Per esempio, per una palizzata si può usare benissimo il... dunque, come si chiamava? Il Project From View, basta che la palizzata sia visualizzata ortogonalmente. Cioè il Project From View praticamente stampa l'UbiMap a seconda della visualizzazione che avete dato all'oggetto. Spero non sia una cosa troppo complicata. Comunque adesso esco dalla condivisione, se ci riesco, perché credo che... eccolo qua, non è stop share, ma... Sì, stop share. Stop share. Sì, ecco, perfetto. Fatto. Allora, io non rimetto la condivisione perché direi che siamo, come dicevo prima, abbiamo fatto un bel po' di cose stasera. Io ricordo ancora che vabbè, Eva e Emanuele hanno dato la disponibilità a far vedere qualcosa, ma se qualcun altro vuole dare la disponibilità a far vedere qualcosina anche di semplice, cercando di renderla semplice, di argomenti simili, è benvenutissimo, no? E quindi... Certamente, figurati Lucia. No, io so che ci sono molte persone fra voi che sanno fare delle cose anche carine e direi che sarebbe simpatico se ce le mostrassero. Ma Gianfranco non è uno che si mette in mostra. Lui no, fa, dunque, fa Gianfranco di nascosto. Sono cose troppo complicate per questo livello di corso, veramente. No, io pensavo a Danny o Lorena, o anche altri, non so, anche Giovanna, anche Lux. Ma adesso è diventata bravissima a usare MacHuman. Adesso non mi viene il nome, ma aspetta che guardo. Merlu, ecco, esatto, scusami, ma Merlu, è diventata una forza della natura. Sì, infatti, ecco, Merlu per esempio potrebbe far vedere come si utilizza MacHuman. Quindi aspettiamo adesioni. No, nel senso che allora, le lezioni di SAL sono ogni 2 settimane. Nel martedì intercorrente si potrebbe organizzare qualche laboratorio, anche su richiesta, cioè se su Facebook o in Classroom decidete di scrivere che cosa vi piacerebbe vedere o che difficoltà avete avuto, poi qualcuno di noi si organizza e prova a mostrarlo. Ma, GB i tutorial a volte li fa, ne ha fatto alcune carine. GB si nasconde. Allora, c'è Alfredo che dice: quando si dà una testola al quadrato centrale nella faccia frontale, come si prende anche quella di sotto? No, lo prende automaticamente, non la devi prendere. Non la devi prendere perché prende tutto. Sì, in realtà la cosa che succede è che rende trasparente quella di sopra, la parte di sotto, che visto che viene vista dal di dentro, rimane già trasparente, è già trasparente di suo. Questa è una esatto, cosa. Esatto. Vabbè. No, io infatti avevo preso entrambe le facce, ma il risultato è lo stesso. Dove trovo, dunque, Lorena chiede, dove trovo blend mode per vedere la trasparenza? Ah, era nella barra laterale, aspetta che torno. Ah già, ma non sto più condividendo lo schermo. Vabbè, lo dico a voce. Magari lo scrivi poi su Facebook o comunque. Sì, comunque facendo scorrere, se si è in oggetto, la barra laterale destra, a un certo punto sotto settings, si trova blend mode e si sceglie alpha blend. C'è anche lo shadow mode, io l'ho lasciato su opaque, ma
ha funzionato lo stesso. Dunque Alfredo dice che lui invece quando prova a selezionare quella di sopra, quella di sotto resta di legno, ma resta di legno vista dal basso. Se vuoi farla trasparente anche dal basso, effettivamente devi selezionare anche quella dal basso, e devi assegnarla tutte e due. Ma vediamo se è restata, ma volevo vedere il tavolo un po' da sotto. No, perché tu facendo come l'hai fatto, se non hai preso sotto... Hai ragione, non sì, è vero, sotto... No, infatti l'altra volta le avevo selezionate entrambe, esatto. Sì, sì, sì. Allora, non per farvi uscire di casa, ma io interromperei la registrazione e la lezione, che sono un po' cotto, ma invece vedo che voi siete ancora belli vispi. Magari... Vi metto il tavolo in... che si possa, in modo che si possa prendere copia. Sì, sì, metti lì dentro la cosa, prendiamo tutti. Allora, ringraziamo tutti i presenti. Se ci sono ulteriori domande, provate a farle nel gruppo. Vedremo di rispondere in qualche modo, qualcuno risponde. Quindi chiuderei adesso e ci sentiamo per la prossima settimana. Va bene? Allora, buonanotte. Buonanotte, buonanotte a tutti. No, lo scriviamo anche notte a tutti. E puntini, 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 fate i compiti. Va bene. Ecco qua.